Che tavoletta pure oggi, treno mamma va? mia, Che treno che... va? Jump! Questo Aspetta che lo non ti posso stavo fare. inquadrando. Questo? Rifai. Lo rifaccio? Eh sì, che t'hanno visto. Sì, ma c'ho la caviglia che mi fa male, E vabbè, vabbè, c'è ci l'altra. vedo. Dai, piano piano. Oh, Jump! jump! Aia, schiena. Ma come hai detto c'è la caviglia? No, la caviglia pure la schiena, Pure, vabbè, vabbè. che vuoi? È arrivata una certa, dai. Ci siamo, vabbè. Dai, senza. Allora, partiamo dai CD e novità. Arrivato il nuovo album di Katy Perry, che abbiamo anche su vinile. Rientrato De André, singoli sul CD, la raccolta. Questo non è un 45 giri, è un CD. Ormai parecchi CD italiani fanno così, con questo formato. Arrivato il nuovo album di Pier Cortese con Niccolò Fabi, eccolo. E Qui Angelini. è Angelini, un trio infernale. È arrivato anche il nuovo album dei Nightwish, nuovo album in studio, di cui abbiamo anche il CD, eccolo qui. Sì, ma li devi mettere vicini, si sa qua. C'ho il mal Bene, di va bene testa. così, no, ho fatto No, va il bene così. reticolato. Allora, CD Poi non sempre. dite che io David muovo. Gilmour, il primo in edizione europea, sempre col suo tecnico coreano. Geto Dalle, nuova versione di Bursting Out curata da Steven Wilson. Abbiamo anche il vinile, dopo farò vedere. E poi è arrivato lui. Eccola, perfetto. No, È no, in fermi. diretta, È in vedete che diretta. bacchetta a cosa serve? Oddio, povero Alan, scusami, Alan. Questa è perché utilizziamo la bacchetta. Dobbiamo rifare tutto o continuiamo? Eccoci. Alan, scusa, perdonami, perdono, il più grande chitarrista Pasticcione. di tutti i tempi, Alan Osworth, ancora più di Olly Hazard. È arrivato ad Avatron, è arrivata un'altra sorpresa, questa è stampa americana che vi farò vedere dopo. Scusa, bellone, Va che bene, cosa? Vabbè, no. dormi tranquillo. Allora, poi andiamo avanti. Unto Others, gruppo di gothic rock e heavy metal americano strepitoso. Rientrato il cofanetto degli Oasis, The Feed Me B, che abbiamo anche la nuova edizione doppio vinile, edizione limitata, colorata, splatterata, ed è rientrato il cofanetto quadruplo LP. Poi sotto c'è un'altra sorpresa che farò vedere dopo. Anzi, la faccio vedere subito, perché è arrivata la nuova edizione della colonna sonora di The Dirt dei Motley Crue su doppio vinile. Poi, sfilata di David Gilmour giapponesi, secondo album d'esordio e On an Island su Blue Speck. On an Island, il secondo album, sono su Blue Speck, mentre invece il primo è masterizzato normale ma suona in una maniera spettacolare. Oh. Altra donna, io posso un attimo finire, facciamo le panofrasche, Pepe. Sì, oggi veramente Questa è è la un nuova frullato stella questo del video. pop mondiale, Sabrina Carpenter, ed è arrivata nel momento in cui sono uscite anche le ristampe nuove di Sade, Half Speed Mastering, Soldiers of Love, vabbè, Song del Pride, questo lo conoscevate, è entrato anche questo, Lovers Rock e Love Deluxe, anche questi suonano in maniera spaventosa. Allora voi mi chiederete, no? Ma com'è tutte queste donne comprate? Non so donne, sono vocalist e musiciste. Ok, non so donne. Anche donne. Le compriamo perché sono brave, Ma ragazzi. perché uno non Sono dovrebbe. brave. Non partiamo da Sono questo bravi, sono discorso. brave, Sono punto. brave, sono No, donne, perché l'altro giorno sono è venuto, allora pure artiste. stamattina, è venuto un cliente che mi fa: certo, ci sono rimasto male che nel nuovo di Linkin Park c'è la cantante donna. Ma che cosa stai dicendo, dico io? Lo devi far uscire, lo devi far Allora, parlare con me questo. non ci sono cantanti uomini preparati. Ma Tranne. no, che facciamo? Ferma, Vai ferma, avanti col ferma, 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 discorso. fammi parlare. Non ci sono cantanti uomini preparati. Ed è giusto che il mondo sia delle donne, perché E mo ci sta questi sono metà troppo. veramente, veramente, veramente brave. È inutile che stiamo a discutere. È inutile che stiamo a discutere. Volete sapere anche un'altra cosa? Mo' va, dico.
perché il nome che vi sto per fare magari farà storcere la bocca a qualcuno. Io mi ci gioco la carriera, che in Italia uno dei dischi più venduti in assoluto, quando uscirà, perché uscirà, sarà l'album solista di Vittoria dei Maneskin, perché è bravissima. Quindi io la vedo così. Vabbè, vabbè, gli altri non vedo da oggi, vai. Io la vedo così. Già siamo a 6 minuti di video. E basta. Vai. Virgola, tre virgole, sì, dai. Punto esclamativo. Allora, le altre novità della giornata: stampa giapponese su CDSHM di Appetite for Destruction di Guns N' Roses, primo album dei Queen Slash The Warning, super egmania giapponese con bonus track, Night of the Demon dei Demon, album storico CD giapponese, Megadeth, Rust in Peace, Japanese HM CD, il primo dei Poison, tre bonus track, Look What the Cat Dragged In, SHM CD giapponese, l'album più bello che ha fatto Gary Moore, Colors of Power, con tre bonus track, SHM CD. Poi qua, che vuol dire, fa pure rima, rientrati tutti i CD SHM dei Dire Straits, manca solo la vergogna, l'abbiamo ridotto una tolta stamattina, che vedevo fa? Non lo so. Edizioni Super Deluxe in SHM CD e Blue Spec, sempre giapponesi, di Betty Michael Jackson e Pet Sound dei Beach Boys. Alan Oswalt, ma questo non ce va, eccolo qua, l'album dal vivo Dan, stampa giapponese, Alan Oswalt Band, i due album dei Prism con Akira Wada, grandissimo gruppo fusion jazz rock giapponese, rientrato Steel Worm CD giapponese di Josh Coffey, di un capolavoro, e infine rientrato il super audio CD di Kind of Blue di Miles Davis. Rientrate anche alcune stampe in offerta a 12,90 imballate, Etta James, Rock the House e Hard Road di John Mayall con i Blues Breakers, il primo dell'Almas Brothers Band e rientrato il primo della Paul Butterfield Blues Band, 12,90 e suonano da paura. Jazz, qui Fefè tocca parlare, perché pure questi secondo me non li abbiamo ancora ascoltati, ma dovrebbero suonare in maniera spaventosa, vi spiego perché. Sono rimasterizzate queste due stampe di Oscar Peterson, vedete? Ma quello che più conta, cara Fede, fai vedere chi l'ha fatta, la MPS, che è una delle più grandi label audio file di altissimo spessore. Ah, ah, ah. Capito? Tripla A, come gli Stati Uniti. Mi sono anche solo loro sotto i brammi per il mondo. Vabbè, comunque. Secondo album delle Zeppe è diventato 180 grammi. Il triplo vinile, chiaramente triplo perché ci sono dei pezzi in più, del Bursting Out e Girodale, sempre fatto da Steven Wilson, ci dite, avete visto, era doppio. Ed infine per la musica italiana, rientrato Shiva, autografato, è arrivato anche il CD, e Istantaneo e Tabù di Rino Gaetano. Allora, tutti questi dischi li trovate su www.unisecchia.com, e chiaramente nel corso vi aspettiamo. Io devo andare a caricare ancora CD usati, quindi oggi inizieremo nuovamente a porre CD usati, che oggi abbiamo lui tantissimo. Vabbè, io rifaccio un altro assunto. Ancora? Già! Già! Allora, mi sono messo a posto. Un frullato di LP e CD.